Buonasera a tutti, siamo alla rassegna Cinema e Libri. Noi abbiamo, con il nostro impegno di quest'estate, abbiamo cercato di portare sempre degli eventi importanti, ma soprattutto eventi pieni di contenuti. Io questa sera ho la fortuna di essere qui sul palco con le persone che poi verranno presentate da Emilio Orlando, che oltre a essere un caro amico, ma è soprattutto un grandissimo professionista, un giornalista molto valido, che quindi ora ci racconterà e ci presenterà nel dettaglio gli ospiti, partendo penso da Paolo Cocchi, che è l'autore di questo docufilm. Allora, grazie Giovanni per l'introduzione, ben trovati e ben ritrovati alle persone che sono intervenute. Se io vi dicessi un delitto che vi è rimasto particolarmente impresso nella nostra città, un delitto risolto, tutti adesso pensate a Simonetta Cesaroni, direste. Se io prima del delitto di Simonetta Cesaroni vi facessi la stessa domanda, probabilmente voi mi rispondereste Vilma Montesi. Perché queste due donne, queste due ragazze molto giovani sono rimaste impresse nell'opinione pubblica? Il primo dei motivi è sicuramente quello che ha avuto più un appeal mediatico, è che si trattava di due ragazze comuni, due ragazze semplici, due ragazze della porta accanto, e questo era anche Simonetta Cesaroni. È stata definita bene, ecco, appunto, una tragica avventura anche giudiziaria, un delitto senza colpevole. Un delitto del quale e per il quale probabilmente il colpevole, il nome del colpevole va ricercato negli atti di indagine che già sono stati acquisiti e elaborati attraverso tutti i gradi di giudizio. Il documentario racconterà proprio questo, in chiave scientifica, in chiave tecnica e in chiave, diciamo, statica, perché, ecco, l'autore ha voluto con questa staticità proprio rappresentare l'andamento delle indagini che sono si sono svolte nell'arco di 27 anni su binari che erano stati tracciati già il giorno della morte di Simonetta Cesaroni, che ricade proprio domani. Allora, qui a fianco a me c'è l'autore Paolo Cocchi, un documentarista, un giornalista che approfondisce quello che oggi in cronaca non si approfondisce più. Emilio Radice è un collega, è stato a Paese Sera, capo della cronaca di Repubblica, negli anni in cui la cronaca si faceva sul campo e quando le notizie si verificavano davvero, non si verificavano soltanto attraverso le fonti ufficiali e gli inquirenti, ma quando si andava anche dal malavitoso, ecco, per capire bene le dinamiche. Giovanni Lucifora, che è un collega che si occupa di cronaca tutte le mattine da Il Buongiorno a Roma con Morning Show su Radio Globo, ma sul sito Zone d'Ombra appunto si occupa di misteri italiani. La dottoressa Laura Volpini, qui a fianco a me, psicologa e criminologa, consulente del Ministero di Grazia e Giustizia presso il carcere di Regina Coeli, e si è occupata delle cosiddette autopsie psicologiche, quindi, ecco, ha interrogato i familiari e i parenti, essendo appunto stata coinvolta dalla parte civile della famiglia Cesaroni, per studiare quelle che erano le abitudini di Simonetta Cesaroni. Igor Patruno è uno scrittore che si è occupato del caso di Simonetta Cesaroni ed ha pubblicato La ragazza dell'ombrellino rosso, ecco, un libro nel quale si passano al sedaccio e al vaglio varie ipotesi investigative. Ma adesso io do la parola direttamente all'autore, ecco, da dove nasce l'esigenza di ricordare e rappresentare 27 anni di indagine. 27 anni di indagine condotte forse a tutta prima con molta leggerezza. Sì, buonasera a tutti innanzitutto. Il delitto di Via Poma è per eccellenza il cold case, specialmente a Roma, come dicevi tu appunto. Questo documentario racconta in maniera molto dettagliata e con gli atti d'indagine, quindi lo fa attraverso gli atti, cronologicamente tutta la vicenda in 27 anni, cioè un tempo lunghissimo, e la racconta in maniera più asettica possibile, non prende delle posizioni, però è un documento molto approfondito. Ha una durata abbastanza consistente proprio perché va a analizzare quasi tutti i punti che hanno caratterizzato questo caso. Dico quasi perché ce ne vorrebbe un documentario di 4-5 ore per farlo. Quindi
non sono stati fatti documentari su Via Poma se non in maniera sbrigativa, cioè raccontare così la storia. Io l'ho voluto fare in maniera approfondita. Ecco, quelle 29 coltellate che hanno ucciso Simonetta Cesaroni, ecco, vengono, come dire, riscandite in questo documentario, dove siamo quasi con un ritmo quasi mortale, no? 29 coltellate vengono, scandiscono quasi gli anni di indagine, ecco, 27 anni senza un colpevole. Io questo lo chiedo a Emilio Radice. Emilio, ecco, gli anni in cui il delitto di Simonetta Cesaroni prendeva spazi sulle prime pagine dei giornali locali e poi, ecco, quelle nazionali, come è stato vissuto all'epoca il delitto di Simonetta Cesaroni? Buonasera a tutti quanti. Allora, io in breve, perché poi credo dobbiamo vedere il filmato e poi ne parliamo semmai dopo. In questo caso io mi sono sentito quasi uno stalker, un cronista che tampinava, incalzava così tanto i fatti, il contorno dell'episodio, le personalità dei vari personaggi che ho incrociato, che addirittura a volte non ci dormivo la notte, perché la sensazione era proprio che la soluzione fosse lì a portata di mano e ti sfuggisse sempre come un'anguilla. La diabolicità del delitto di Via Poma sta tutta qui, perché ci si può parlare, riparlare, ma ci sono dei nodi a cui non si sfugge, che ti costringono a ripercorrere alcuni binari e a domandarti se per caso quei binari non dovrebbero essere spostati, magari, oppure dovrebbero essere percorsi in senso inverso. Però con quei binari uno ha a che fare, perché quel palazzo sta lì, qualcosa è venuto lì dentro, ci sono delle circostanze che chiudono tutta la dinamica del delitto e dei suoi misteriosi protagonisti all'interno di quel palazzo lì. Io mi fermo qui, dico semplicemente che mi sento leggermente un po' in soggezione, perché qui di fronte a me, manca a farla apposta, c'è il palazzo dell'ex opera maternità infanzia costruita sotto il fascismo dall'ingegner Cesare Valle, che adesso è sede del Ministero della Sanità, e me la trovo proprio qui di fronte, sembra quasi evocativo, insomma. Ingegner Cesare Valle, che è un personaggio centrale di questo caso, o quantomeno il suo nipote Federico, che venne accusato del delitto, e ecco, trovarmelo di fronte mi un pochettino mi fa pensare, mi sembra quasi un segno del destino. Allora, grazie Emilio. Abbiamo parlato appunto di personalità, di assassini, di abitudini di vita. Dottoressa Laura Volpini, il delitto di Simonetta Cesaroni si inserisce proprio in un periodo storico preciso, in un periodo di passaggio tra il vecchio codice Rocco e quasi l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Quindi, ecco, uno scenario anche investigativo diverso rispetto al passato. Quali sono state le sue sensazioni nel ripercorrere a distanza di tempo il delitto della Cesaroni dal punto di vista tecnico, scientifico e psicologico? Sì, buonasera a tutti. Certamente il mio punto di vista è un punto di vista di esperto per la parte civile nel processo di Corte d'Assise di Appello, e quindi l'ottica non può essere altro che quella della scienza e dei dati e delle prove di un processo. Ovviamente il ruolo del consulente in ambito psicologico forense in questo caso è stato quello di andare ad approfondire, poi ne parleremo, ipotesi di movente che legavano purtroppo la morte di Simonetta Cesaroni a quello che in quel momento era stato condannato in primo grado, il signor Busco Reniero, e quindi ho avuto il compito di analizzare le lettere che Simonetta Cesaroni aveva scritto alle amiche, allo stesso Busco, a se stessa, diciamo, al suo diario, e che ripercorrevano questa storia molto tormentata che caratterizzava la sua vita sentimentale.
Oltre a questo lavoro mi sono occupata delle abitudini di lavaggio molto particolari in casa Cesaroni, ne parleremo dopo, successivamente, proprio perché loro vivevano in un piccolo appartamento, Simonetta non aveva neanche una camera da letto, dormiva nel soggiorno. E quindi vi dirò un po' che cosa è venuto fuori, proprio perché voi sapete che perché questo processo si era aperto e perché c'era stata una condanna in primo grado, perché c'era stato ritrovato un DNA misto, corposo e peraltro non messo in discussione neanche nella sentenza poi di assoluzione, del DNA di Simonetta e Busco Raniero, e quindi era molto importante capire questo corpetto, se era già stato indossato, se era stato lavato, e quindi c'è stata tutta una disamina che abbiamo fatto insieme al generale Garofano. La sensazione è che, essendo un cold case effettivamente storico, io insegno all'università da tanti anni, all'epoca con il professor De Leo già in primo grado avevamo preso gli atti di telefono giallo, perché se n'era occupato molto Corrado Augias, anche che aveva intervistato addirittura anche il signor Busco Raniero, il povero papà che purtroppo è scomparso precocemente, di Simonetta Cesaroni e Paola Cesaroni e anche la madre, e da lì avevamo fatto tutta una ricostruzione in chiave di autopsia psicologica, pensate, nel momento in cui ancora non era stato indagato il signor Busco Raniero, e arrivammo alla conclusione che quello era comunque un delitto di prossimità, cioè a fronte del fatto che inizialmente si pensava ad una pista molto più, diciamo, chiamiamola politica, legata forse a servizi segreti eccetera, arrivammo alla conclusione che, poi ne parleremo, rispetto al modus operandi, rispetto allo scenario che gli investigatori si sono trovati davanti, rispetto anche all'abbigliamento di Simonetta Cesaroni, che quel giorno aveva, paradossalmente 7 agosto, pensate come appunto un giorno che sarà domani, un lunedì, un giorno lavorativo, aveva invece una biancheria intima particolare, piuttosto che tra l'altro è discordante col suo abbigliamento molto sportivo che aveva in quel momento. Comunque, per me è stato molto emozionante, anche perché ho letto queste lettere che credo poi purtroppo non siano state così apprezzate nel processo, anche solo per valutarne, diciamo, la rilevanza in chiave di movente. E quindi leggere lettere di una ragazza che all'epoca aveva questo tormento amoroso molto profondo, tipico anche di un adolescente, devo dire mi ha portato anche in certi momenti a identificarmi con lei. Ecco, grazie dottoressa Volpini. Igor, la dottoressa appunto ha parlato di ipotesi fantascientifiche che si facevano all'epoca. All'epoca andavano di moda, anche nel delitto dell'Orgiata di Alberica Filo della Torre si parlò di depistaggi, servizi segreti, eccetera, eccetera. In realtà si scoprì che anche quello era un delitto di prossimità, spesso, ecco, per un pressapochismo forse con cui si svolgevano le indagini. Ecco, Igor, nel tuo libro, vi chiedo di essere veloci perché poi dobbiamo procedere con la proiezione. Affronti questo tema e questo argomento? Ma sì, insomma, adesso mi chiedi di parlare di una cosa molto particolare, no? Cioè, c'è stato un periodo. Sì, c'è stato un periodo delle indagini, tra la prima e la seconda fase delle indagini, in cui anche gli inquirenti hanno tentato di verificare una pista, diciamo così, no? Quella che veniva chiamata allora dei servizi segreti, come se si nascondesse qualcosa. Addirittura arrivò, io mi ricordo, una lettera anonima, però era costruita molto bene, al Messaggero, che il Messaggero non pubblicò, perché si facevano delle accuse pesanti a chi aveva svolto le indagini, dicendo che c'era stata una copertura. Poi, in effetti, no? Appunto, questo è uno strano caso, no? Veramente uno strano caso, che attraversa, anche dal punto di vista, poi purtroppo è morta una ragazza, no? Quindi questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare, però attraversa dal punto di vista letterario quasi così appunto il delitto della stanza chiusa, poi c'è appunto i servizi segreti, poi c'è il cold case, no, che viene riaperto. Ecco, in effetti, no, se voi leggete l'elenco delle persone a cui, no, venne fatto il DNA, c'è un signore che in realtà non dovrebbe entrarci, no? In realtà ce ne sono un paio che non dovrebbero entrarci, ma uno in particolare che era un poliziotto e che, guarda caso, aveva lavorato nei servizi segreti. Quindi
insomma, poi alla fine anche per le grandi fantasie, perché io ritengo che i servizi segreti probabilmente, quasi certamente, insomma, non c'entrano nulla con l'omicidio della povera Simonetta Cesaroni, però poi qualche elemento c'è, no? Questo non si capisce perché era capitato lì, che faceva lì, no? Probabilmente non avrebbe dovuto essere là. Ecco, però detto questo, lasciami dire una cosa, no? Che tu prima hai detto una cosa che io credo fortemente. Quando si parla di delitti irrisolti, ci sono due casi che vengono in mente, no? Appunto, quello della povera Montesi, no? Che si disse, no? Morta, perché così, no? Probabilmente mentre passeggiava, siccome era indisposta, no? Forse, no? Gli era preso un colpo sulla spiaggia ed era affogata, che è una cosa completamente incredibile, no? Cioè, io credo che a chiunque venisse raccontata oggi una storia del genere, insomma, si metterebbe a ridere, no? Come a dire, ma che mi stai a dire? L'altro è appunto il delitto di Gabon. Ma perché sono due delitti che hanno colpito l'immaginario? Perché hanno cambiato, no? Sono contento che c'è Emilio, e lui un po' l'ha detto nel suo intervento, hanno cambiato il modo di fare cronaca. Questo è il dato fondamentale. Da quel momento, cioè dopo il delitto Montesi e dopo il delitto Cesaroni, è cambiato il modo di raccontare i delitti in Italia. E poi c'è un altro aspetto che voglio sottolineare, chiudo, no? La caratteristica delle due ragazze, no, che tu hai sottolineato, ce n'è anche un'altra. Tutte e due venivano dalla periferia fondamentalmente e sono andate a morire, no? Se accettiamo l'ipotesi appunto che la Montesi non sia morta sulla spiaggia, sono andati a morire in ambienti molto, in ambienti sociali molto diversi da quelli che loro frequentavano, certo, e questo forse qualcosa, no, vorrà dire, ci riporta, no? Alla mente anche, e quindi vi invito a riflettere anche la decapitata del lago, Antonietta Longo, bravo, la, no? Decapitata del lago, appartenente sempre, anche se non ha avuto lo stesso, non ha avuto lo stesso eco mediatico, però è un delitto sempre irrisolto di quegli anni. Giovanni, ecco, lo chiedo a te, i depistaggi, ricordiamo, ecco, addirittura dei super testimoni, rivelatisi poi dei mitomani, che mettevano addirittura in correlazione il delitto di Via Poma con quello dell'Olgiata. In quegli anni ricordiamo anche il delitto della Di Veroli, un altro delitto irrisolto nella capitale. Ecco, in quegli anni si cambiò, oltre che il modo di raccontare e di fare giornalismo, anche il modo di fare indagini. Si passò dall'utilizzo del confidente come fonte autorevole di informazioni ad avere qualche dubbio anche sull'utilizzo del confidente, e su questo le procure adattarono il loro modo di lavorare. È talmente vero quello che dici, Emilio, che praticamente c'è questo personaggio che entra in scena austriaco, che praticamente entra in scena semplicemente perché c'è una telefonata e lui praticamente entra nella telefonata tra due persone, entra questa terza persona che è questo confidente, chiamiamolo così, che poi dirà un nome particolare che sarà poi Federico Valle, insomma, e partiranno delle indagini e capiremo poi che questo non c'entra nulla, perché poi entra anche nel delitto dell'Olgiata, quindi abbiamo anche i confidenti così abitudinari, quelli che fanno sempre le stesse cose, e magari dobbiamo chiederci che cosa avranno in cambio, perché poi questa è la domanda. Al di là di questo, io volevo ricordare sempre che noi siamo qua oggi per vedere il documentario di Paolo Cochi, è il documentario veramente più, scusate il gioco di parole, più documentato che abbia mai visto, non ce ne sono altri, anche se volete di produzioni, chissà che ben definito, ma anche il libro di Igor Padruno è il più documentato, La ragazza l'ombrellino rosa, che non è il primo poi che fai tra parentesi su Simonetta Cesaroni, quindi credo che ci sia veramente la sostanza per analizzare un caso che ormai dobbiamo lasciarci indietro nel tempo, ma non dimentichiamoci che comunque prima del delitto di Via Poma, prima dell'omicidio di Simonetta Cesaroni, esiste una ragazza, Simonetta Cesaroni, cioè questa ragazza, bella ragazza, ricordiamola sempre, al di là dell'omicidio, perché è un'altra storia l'omicidio, ricordiamo questa ragazza che a un certo punto entra in questo luogo dove non la vede nessuno, nessuno ha visto entrare Simonetta Cesaroni in Via Poma.
ricordo Via Poma, qualche anno prima c'era stato un altro omicidio nell'altro portone, quindi anche questo per dare la caratteristica misteriosa del luogo. Poi ci si sono legati anche sedi diversi suicidi negli anni successivi. Ci sono stati altri, un altro avvocato che si è suicidato, poi insomma entra un po' nell'immaginario, nell'ottica. Questa ragazza l'ultima volta che è stata vista prendere la metropolitana Subagusta. Dopodiché da quel momento, perché prima l'omicidio di Via Poma non inizia quando lei entra dentro Via Poma, ma inizia in quel momento in cui la sorella la lascia per andare a prendere questa metropolitana. Noi possiamo chiederci, ma è arrivata con la metropolitana in Via Poma o via Ottaviano, dove era la fermata? Questo è uno dei punti che gli investigatori non hanno mai riscontrato. Allora, si diceva prima, poi è cambiato il modo di fare il giornalismo, purtroppo non è cambiato il modo di fare le indagini. Anzi, in quel periodo probabilmente, io posso dirlo tranquillamente, non è quello che accade adesso, è forse anche peggiorato. Perché se noi pensiamo che non è stato visto nulla attorno al palazzo dei Cassonetti, di solito è una delle cose principali, no? Qualche indizio, l'arma del delitto mai trovata, forse un tagliacarte, forse? Boh, forse, non si è capito, che prima c'è poi sparisce e poi si ritrova. Non sappiamo assolutamente nulla, i portieri che stanno dicono sulla fontana, certamente quello era un lunedì, è vero che era un 7 agosto, il tempo era un po' plumbeo, faceva un caldo incredibile, credo quello di oggi, stanno fuori alla fontana e non la vedono entrare, nessuno si accorge assolutamente di nulla, quindi non vedendo entrare lei, non vedi entrare l'assassino, ma soprattutto non lo vedi uscire, nonostante ci sia una testimonianza che poi andremo ovviamente ad analizzare, e questa pure è una testimonianza, non si è mai capita se questa cosa fosse vera oppure no, una portiera che non dà le chiavi dell'ufficio alla polizia che è arrivata lì perché qualcuno l'ha chiamato, che sono ovviamente i genitori si sono messi in allarme, sono arrivati, nessuno sapeva dov'era dei familiari Via Poma, perché per trovare Via Poma sono costretti ad andare al vicino di casa Volponi, e neanche lui lo sa, e neanche lui lo sa. Io quindi la faccio molto breve, questi sono alcuni punti, e poi il bel documentario che secondo me va veramente seguito nei minimi particolari, perché come ha detto anche Emilio Radice, però disse Claudio Cesaroni prima di morire, l'assassino è nelle carte, oppure c'è qualcuno anche in base al DNA o al sangue. Mi sono sentito rispondere da un legale, non dirò assolutamente chi, che all'epoca si usava il sangue, adesso il sangue non si usa più, si usa solo il DNA, mi hanno detto. E ho detto, ma c'è il sangue, perché non lo analizzate? No, ormai è fuori moda. Ecco, questo è un caso che racchiude tutte queste situazioni, e poi ovviamente è stato smentito dalla sentenza della Cassazione. Esatto. Assolutamente sì. Insomma, io ricordiamo sempre, Rainer Busco, primo grado 24 anni, secondo grado assolto, terzo grado assoluzione anche in Cassazione. Ecco, su questo e altri argomenti molto interessanti, molte risultanze scientifiche si basa il documentario che andremo a vedere. Nell'augurarvi buona visione, ci vedremo a fine proiezione per un ulteriore dibattito. Grazie. Buona visione.